Gli umani hanno deciso di distruggerci. Hanno portato la nostra gente nei loro campi per eliminarci. È il momento di decidere. Di compiere una scelta che determinerà il futuro della nostra gente. Lo so. So che siete arrabbiati. So che volete reagire. Ma vi assicuro che la violenza non è la risposta. Vogliamo giustizia e pace e glielo faremo capire. Se hanno un briciolo di umanità ci ascolteranno. Altrimenti, altri prenderanno il nostro posto in questa battaglia. Siete pronti a seguirmi? Devi decidere chi sei veramente! Salverai la vita del tuo collega? O sceglierai di sacrificarlo? Va bene, va bene. Hai vinto. Grazie, Hank. Non so come avrei fatto senza di lei. Lo uccida, non abbiamo tempo da perdere. Sono io, Hank. Sono il vero Connor. Uno di voi è il mio collega. L'altro è un sacco di merda. Ma chi dei due è chi? Che sta facendo, Hank? Sono io il vero Connor. Mi dia la pistola e io penserò a lui. Fermi! Chiedici qualcosa che solo il vero Connor conosce. Dove ci siamo conosciuti? Al bar di Jimmy. Dopo averne girati quattro prima di trovarla, siamo andati sulla scena di un omicidio. Il nome della vittima era Carlos Ortiz. Ha caricato la mia memoria. Come si chiama il mio cane? Sumo. Il suo nome è Sumo. Lo sapevo anch'io. Non. Mio figlio, come si chiama? Cole. Si chiamava Cole. Aveva 6 anni il giorno dell'incidente. Non è stata colpa sua, tenente. Un camion ha sbandato sul ghiaccio e l'auto si è ribaltata. Cole doveva essere operato subito, ma non c'erano umani disponibili. Così è stato operato da un androide. Cole è morto. Ecco perché ci odia. Uno di noi è responsabile per la morte di suo figlio. Cole è morto perché il chirurgo umano era troppo fatto di Red Eyes per operare. È lui che mi ha portato via mio figlio. Lui è questo mondo dove si va avanti solo grazie a... una cazzo di polverina. Sapevo anch'io di suo figlio. Avrei detto esattamente la stessa cosa. Non lo ascolti, Hank. Sono io che... Da quando ti conosco ho imparato molto. Forse significa qualcosa. Forse sei davvero vivo. Forse renderete voi questo mondo migliore.
Coraggio, fa ciò che devi. Siamo in diretta da Detroit, dove migliaia di androidi stanno marciando sulla città in questo istante. Il leader dei devianti, che chiamano Marcus, è in testa al corteo. Sta succedendo qualcosa a Detroit, presidente. Ci siamo. Il momento della verità. Arrendetevi subito o apriremo il fuoco. Fermi. Non vogliamo combattere con voi. La nostra è una protesta pacifica. Ripeto, arrendetevi o apriremo il fuoco! Non si torna più indietro. Vi chiediamo di liberare tutti gli androidi detenuti nei campi e di cessare ogni tipo di ostilità. Veniamo in pace. Non ricorreremo alla violenza. Ma non ce ne andremo se non libererete i nostri. Volete aprire il fuoco su dei contestatori disarmati? Cessate il fuoco! Sì, Michael, siamo a poco meno di 100 metri e gli eventi si evolvono continuamente. Vi daremo aggiornamenti non appena possibile. Just Douglas, Channel 16. Michael, a te la linea. Marcus, che facciamo? Resistiamo. Il più possibile. Piaci molto a Oliver? È sua? Sì, è adorabile. Ok, sandwich presi, chiamato tua madre. Muoviamoci o perdiamo l'autobus. Hai i biglietti, sì? Sì, tesoro, in borsa. Bene, andiamo allora. Scusa,
Non sai quanto mi dispiace, ero sicura. Merda, non ci credo. Cosa sarà successo? Non puoi averli persi. Hai guardato nella borsa? Li avevo nello zaino. La busta deve essermi caduta. Fanculo. Mi scusi, non è che ha visto una busta blu in giro? Dentro c'erano i nostri biglietti e... Oh, lasci stare. No, mi spiace. Che cosa faremo? Non possiamo restare qui. Dobbiamo portare al sicuro Oliver. Scusami, amore. Non so cosa è successo. Li avevo qui, nella borsa. Biglietti, prego. Sì, eccoli. Ok, proceda. Sarà di quella famiglia e del loro bambino. Moriranno per colpa nostra? No. Certo che no. Dobbiamo finire la barricata, aiutatemi. Aiutatemi! Bene, dovrebbe andare. Non basterà questo a fermarli. Ma ci farà guadagnare tempo. So che non è stata una decisione facile, ma questa è la cosa giusta. Sono caduti. Gli umani non hanno nessuna pietà per chi è diverso. Marcus, abbiamo quello che volevi. Ci sono dei giornalisti laggiù. Devono sapere cosa sta succedendo.
Non si fermeranno. Che facciamo se ci attaccano? Resistiamo. Non possiamo fare altro. Credi che Connor ce la possa fare? Possiamo contare solo su di noi. Tutto bene? Sparavano sulla folla. Molti sono morti. Potevo essere io. Ho paura. Non voglio spegnermi. Lo so che hai paura. Anch'io ne ho. Ma devo fare qualcosa per la nostra gente. Lo capisci, vero? Forse non avremmo mai dovuto ribellarci. Non sarebbe successo niente se fossimo stati zitti. Marcus! Marcus, guarda! Marcus! Sono venuto per parlare, Marcus. Senti, hai la mia parola. Non interverremo. Non andare. È una trappola. È per farti uscire allo scoperto. Non andare, Marcus. Sono disarmato, Marcus. Voglio solo parlare. Devo sapere cosa ha da dire. E se ti uccidono? È un rischio che devo correre. Qualche minuto. Le truppe caricheranno. Nessuno sopravviverà. Finirà tutto. Ma tu puoi evitarlo. Che vuoi dire? Arrenditi. Arrenditi e ti prometto che sarai risparmiato. Finirete in prigione. Ma nessuno verrà distrutto. Che ne è stato degli androidi che protestavano nei campi? Sfortunatamente, in giro non c'erano giornalisti per salvarli. Solo voi. Siete gli ultimi devianti rimasti. Mi stai chiedendo di tradire la mia gente? Ti offro la possibilità di salvare la tua gente. Non hai più scampo, Marcus. L'unica cosa che puoi salvare ora è la vita della tua gente. Se accettassi, come faccio a sapere che manterrai la parola? Non sei nella posizione di esigere delle garanzie, Marcus. Ora puoi solo decidere se fidarti di me oppure no. Preferirei morire adesso che tradire la mia gente. Beh, li hai condannati a morte. Allora, Marcus, cosa ha detto?
Gli umani hanno intenzione di attaccare. Dimostreremo loro che non abbiamo paura. Se dobbiamo morire, allora moriremo liberi. Scusi, cosa succede? Dogana, tutti i passeggeri devono scendere. Circolare, forza! Da questa parte. Misurano la temperatura. Siamo in trappola. Che cosa faremo, cara? Non temere, Alice, andrà bene. Non riusciremo a passare. Lo sappiamo entrambi. Mi inventerò qualcosa. Deve esserci una soluzione. Non lasceremo che ci fermino. Siamo così vicini. Ora quello che conta siete tu e Alice. Posso salvarvi, cara? No. No, troveremo un altro modo. E se non c'è altro modo, io lo farò. Jerry? Hai rischiato la vita per salvarci, cara. Se un giorno avrete bisogno, io ci sarò. Rose. A posto, Roger. Il prossimo. Aspettate. Torno subito. Dove credete di andare? Mia figlia deve andare in bagno. Cercano gli androidi. Non ce la faremo. Dovete farci. Sapete che fanno se vi prendono? Mi avevi dato l'indirizzo di tuo fratello. Pensi che io possa? Ma certo. Ne sarebbe felice. Anche noi andiamo lì. Sarete al sicuro. Lasciate Detroit. Cercano gli androidi di casa in casa. Siamo scappati prima che qualcuno ci tradisse.
E che ne è degli altri? Stanno passando il fiume proprio ora. Adam e io li raggiungeremo presto. Cos'è successo a Marcus? Sta protestando pacificamente fuori da uno dei campi. Qualsiasi cosa accada ora è già nei libri di storia. Rose. Qualunque cosa succeda, ci sarò, cara. Essere liberi. Spero che un giorno capiscano anche gli altri. Prossimo. Documenti. Benvenuti in Canada. Interrompiamo il notiziario per fornirvi le ultime notizie in diretta da Detroit. Jas? Sì, Michael. L'esercito ha appena sferrato l'attacco contro la barricata, nonostante la protesta pacifica dei devianti. Apparentemente hanno deciso di porre fine alla manifestazione dei devianti con l'uso della forza. Nord! Thank you.
ditegli di non intervenire. All'alba di oggi, 11 novembre 2038, migliaia di androidi hanno invaso la città di Detroit. Secondo le nostre fonti, provengono dai magazzini della Cyberlife, che crediamo siano stati compromessi dai devianti. Considerato il loro numero esorbitante e l'altissimo rischio di perdite tra i civili, ho ordinato all'esercito di ritirarsi. L'evacuazione della città è attualmente in corso di svolgimento. Nell'arco delle prossime ore convocherò il Senato per cercare di determinare la nostra risposta a questa situazione senza precedenti. Sono consapevole che l'opinione pubblica è rimasta scossa dalla causa dei devianti. Pertanto riteniamo che sia il momento di valutare la possibilità di considerare tutti gli androidi una forma di vita, una nuova forma di vita intelligente. Una cosa è certa. Gli eventi di Detroit hanno cambiato il mondo per sempre. Che Dio vi benedica. E benedica gli Stati Uniti d'America. È finita, Alex. Siamo libere. Di dimenticare qualsiasi amarezza e rimarginare le ferite, di perdonare i nostri nemici. Gli umani sono stati nostri creatori e oppressori, ma da questo momento devono diventare nostri alleati e forse un giorno perfino amici. Ma il tempo della rabbia è finito. Ora dobbiamo costruire un futuro comune basato sulla tolleranza e il rispetto. Noi siamo vivi! E ora siamo liberi! Thank you.